ci troviamo in questo momento. Sono già arrivate le ambulanze, io intravedo in qualche modo i gonfaloni dei paesi che hanno partecipato, ai comuni che hanno partecipato a questa manifestazione. Vi assicuro che sono davvero tanti. Ci troviamo anche in mezzo alla musica, perché subito dopo la manifestazione ci sarà un concerto. C'è tanta gente che si è radunata davanti all'ospedale di Polistena. Siamo in diretta con Telemia. Belle impressioni, lei anche qui a testimoniare la presenza della sua città. Sì, impressione certamente favorevole e positiva. È da sottolineare l'ampia partecipazione pure di sindaci della Ionica a sottolineare questo asse che ormai si è consolidato tra Ionia e Tirreno per la soluzione dei problemi dei regini e dei calabresi in generale. Della salute di tutti. Non solo si discuterà della salute su questa, si discuterà pure di un programma di sviluppo per tutta la Locra, per tutta la Tirrenica, per l'area della piana di Gioia Tauro e anche per Reggio Centro. Anche questa manifestazione mi sembra sia riuscita benissimo, anche se ancora ci saranno gli interventi dal palco. La gente ha risposto, la gente ha questa voglia di riscattarsi e di chiedere con forza di una particolare attenzione per questi territori. Noi 7 giorni fa abbiamo protestato per la Locride, oggi siamo qua per la Piana, ma siamo un po' per tutti i territori marginali della provincia e delle altre province. Ho visto Milicia con Conia, il sindaco di Cinquefronti, a te la linea. Allora, sindaco Michele Conia, il comune di Cinquefronti è stato tra i primi ad aderire a questa manifestazione a difesa dell'ospedale di Polistena. Sì, abbiamo aderito in modo convinto fin dall'inizio, abbiamo fatto anche ben 3 ordini del giorno su questo tema, abbiamo partecipato a varie altre iniziative perché riteniamo che questo sia un tema, diciamo, fondamentale di tutti. Non è una questione di campanile o una questione geografica o di colore politico, è una questione di tutela di un diritto costituzionalmente sancito, che è il diritto alla salute. L'ospedale di Torrenova, l'ospedale di Cittanova, quello di Oppido, alla fine rimane in essere solo come unico appiglio sanitario l'ospedale di Polistena, fin tanto che non sarà realizzato il nuovo ospedale. E io penso che fin tanto che non sarà realizzata questa nuova struttura non sarà possibile assolutamente togliere neanche uno spillo dall'ospedale di Polistena, perché vorrebbe dire privare i cittadini di qualsiasi punto di riferimento sanitario, e questo comporterebbe praticamente la possibilità per noi di avere un punto di primo soccorso vero e proprio, un punto di soccorso a Reggio Calabria. La cosa non è assolutamente possibile, perché l'utenza della Piana è 180.000 abitanti e non può essere assolutamente privata neanche di questo servizio, seppur minimo, che deve essere, anzi secondo me, addirittura potenziata. Concludendo la stagione dei commissariamenti in sanità, la sanità deve ritornare nelle mani della politica, una politica, diciamo, che deve essere sapiente e che deve premiare i migliori e non lasciare spazio sicuramente a coloro i quali arrivano a svolgere delle funzioni immeritatamente. Bisogna recuperare questo terreno, da parte nostra essere propositivi e costruire un percorso che possa portare al più presto ad avere ospedali che funzionano, servizi sanitari che funzionano, terzo settore che funziona. Vi chiediamo da subito a Scura e ad Oliverio di ritirare il decreto numero 9 e di ridisegnarlo mantenendo Polistena, perché la struttura di Polistena è storica, è un ospedale SPOC di riferimento e deve rimanere nella piana di Gioia Tauro, a difesa del diritto alla salute di questi territori che spesso è stato troppe volte negato. Sindaco, lei ha chiesto le dimissioni di Scura, le conferma? Ma io chiedo le dimissioni di tutti i commissari, di tutti coloro che cercano di decidere in nome e per conto di altri. Questa gente oggi vuole dire la sua, e allora qualunque commissariamento deve finire in Calabria, perché la democrazia e le competenze devono ritornare a chi ce l'ha per legge. Quindi noi siamo qui da Polistena a ribadire questo principio e per dire che l'ospedale Santa Maria degli Ungheresi deve essere potenziato, i medici devono essere messi in condizione di poter prestare servizi ai cittadini, perché già ora purtroppo ci sono grandi difficoltà e carenze che sono indotte, dico io.
Noi del Movimento 5 Stelle siamo andati a visitare di persona facendo delle ispezioni in tutta la Calabria. Le nostre azioni non sono solo quelle in questa piazza che sosteniamo fermamente, ma soprattutto dentro le istituzioni, perché noi in Parlamento, con interrogazioni parlamentari e mozioni parlamentari, stiamo facendo questa battaglia seria e forte per il diritto alla salute, perché ormai in Calabria non si può più parlare nemmeno solo di sanità, ma di diritto alla salute che qui viene negato. Manifestazione c'è uno spunto polemico che lei mi diceva prima, qual è? No, più che altro il Movimento 5 Stelle ha chiesto di parlare, vorrei fare io un intervento per raccontare alla popolazione quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto in Parlamento ed in Calabria, nonostante non abbiamo rappresentanti dentro la regione Calabria, quindi vediamo se ci faranno parlare, perché in genere l'unica arma contro il Movimento 5 Stelle è la censura. Cedo la linea a Pino Carella che con il sindaco Calabrese di Locri. Sì, o come Giovanni Calabrese, beh, dopo il bagno di folla di Locri, altra manifestazione molto partecipata, beh, il popolo si sta scuotendo. Assolutamente sì, anche qui una gran bella vetrina, tantissima gente, tantissimi cittadini e tutti quanti per lo stesso desiderio, avere una sanità equa, una sanità giusta sui territori. Settimana scorsa a Locri tantissima gente, oggi tantissima gente a Polistena, significa che il popolo si è svegliato, il popolo sta alzando la testa, il popolo reagisce a questa disattenzione della politica nei confronti dei nostri territori. Parlo della Locri, un territorio abbandonato da tutti i punti di vista. Noi a questa situazione non ci siamo più, stiamo reagendo in modo democratico, stiamo reagendo insieme ai nostri cittadini. Noi vogliamo una sanità equa, una sanità giusta per i nostri cittadini del territorio della Locri. Solamente queste le nostre manifestazioni, stiamo diventando un diritto. Continua la nostra battaglia, abbiamo approvato l'altro ieri in giunta l'osservatorio permanente sulla sanità, perché vogliamo dare seguito, vogliamo dare voce a quella grande manifestazione, vogliamo dare voce ai cittadini, vogliamo continuare a vigilare affinché la politica si svegli la politica e dia la giusta attenzione alla Locride e oggi anche alla Piana. Aspetta, io vorrei riprendere un passaggio di linea aperta di ieri sera quando lei parlava dell'ospedale di Locri come neo per quanto riguarda i tesserini che non vengono bollati all'ingresso. Ma assolutamente sì, inaccettabile, è l'unica struttura pubblica che non ha l'orologio marcatempo, ognuno entra ed esce quando vuole senza in modo indiscriminato, non è accettabile neanche questa cosa, anche a questo bisogna rispondere, bisogna far capire che bisogna ripristinare le regole all'interno dell'ospedale, regole che oggi sono mancate e sono mancate per colpa di tutti, per colpa della politica, per colpa anche di chi lavora all'interno dell'ospedale. Nessuno è immune da colpe, attenzione, nessuno può dire io non c'entro, siamo tutti responsabili. Dico, tracciamo una linea, guardiamo avanti, ma cominciamo a lavorare per una sanità giusta. I cittadini hanno bisogno di una giusta sanità sul territorio. Oggi questo servizio non c'è. Pittura, se anche la Chiesa, che generalmente restia a sposare cause che sono di ordine sociale, che sono di ordine tra virgolette politiche, affianca queste nostre manifestazioni, il Vescovo Oliva e il Vescovo Milito, che ringrazio, perché è un gesto di assoluto coraggio e perché loro con mano toccano la difficoltà di un popolo, il disagio che si vive quotidianamente. Il diritto alla salute non è chiudere o aprire un ospedale, il diritto alla salute è garantire il servizio minimo essenziale affinché si cominci a dire basta ai messaggi e ai viaggi della speranza. Quante collette familiari abbiamo fatto per consentire ai nostri ammalati di andare oltre la nostra regione? Quante e con quanto disagio abbiamo dovuto affrontare questi sacrifici su soggetti deboli, su soggetti che avevano bisogno di sentire al loro fianco le istituzioni? E allora anche noi che siamo rappresentanti istituzionali, facciamo anche noi una riflessione al nostro interno. Abbiamo fatto tutto il nostro dovere nel momento in cui la gente scende in piazza? Secondo me no. E da qua dobbiamo ripartire. Ma chi si può azzardare a toccarlo? Ma questa è una valenza storica e culturale che non ha confini. È un confine. Poi verranno anche gli ungheresi a protestare qua a Polistena. Giù le mani dall'ospedale significa anche giù le mani di chi ha fatto sacrifici per la sua realizzazione, di chi fa sacrifici costantemente affinché, e parlo dei medici che ringrazio che sono qua, che in condizioni di estremo disagio, il velo malessere parte da loro, che sono da una parte stretti dai tagli e dalle difficoltà strumentali di strutture, di attrezzature, e dall'altra dalla richiesta di aiuto che viene dalla gente.
e loro sono i nostri martiri quotidiani, a loro va un applauso, perché lo fanno veramente con grande spirito di sacrificio e di abnegazione. A conclusione di questo non possiamo più aspettare,